Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Lettura Dante. Come sapete, siamo ormai verso la fine, stiamo leggendo i canti dedicati al paradiso terrestre. Leggiamo quindi il 29esimo, come al solito tutto di seguito, poi riprendiamo per spiegare. A un certo punto facciamo una pausa durante la quale vi prego di inviarmi, se ne avete, le vostre domande alla chat. Cantando come donna innamorata, continuò col fin di sue parole, beati quorum tecta sunt peccata. E come ninfe che si giran sole per le salvatiche ombre, disiando qual di veder, qual di fuggir lo sole. Allor si mosse contro il fiume, andando su per la riva, e io pari di lei, picciol passo, con picciol seguitando. Non eran 100 tra i suoi passi e miei, quando le ripe ugualmente dier volte, per modo che al levante mi rendei. Né ancor fu così nostra via molta, quando la donna tutta a me si torse, dicendo: Frate mio, guarda e ascolta. Ed ecco un lustro subito trascorse da tutte parti per la gran foresta, tal che di balenarmi mi s'imporse. Ma perché il balenar conviene resta, e quel durando più e più splendeva, nel mio pensier dicea: Che cosa è questa? E una melodia dolce correva per l'aere luminoso, onde buon cielo mi fe riprender l'ardimento d'Eva, che là dove ubbidia la terra e il cielo, femmina, sole, pur che stè formata, non sofferse di star sotto alcun velo, sotto il qual, se divota fosse stata, avrei quelle ineffabili delizie, sentite prima e più lunga fiata. Mentr'io m'andava tra tante primizie dell'eterno piacer, tutto sospeso e disioso ancora più letizie, dinanzi a noi, tal quale un fuoco acceso, ci si fe l'aere sotto i verdi rami, e il dolce suon per canti era già inteso. O sacrosante Vergine, se fami, freddi o vigile, mai per voi soffersi, cagion mi sprona ch'io mercè vi chiami. Or convien che l'icona per me versi, e Uranie m'aiute col suo coro, forti cose a pensar, mettere in versi. Poco più oltre, sette alberi d'oro falsava nel parere il lungo tratto del mezzo che era ancora tra noi e loro, ma quando fui sì presso di lor fatto che l'obietto comune che il senso inganna non perdea per distanza alcun suo atto, la virtù che a ragion discorso ammanna, siccome egli erano candelabri appese, e nelle voci del cantare, Osanna. Di sopra fiammeggiava il bello arnese, più chiaro assai che luna per sereno, di mezzanotte nel suo mezzo mese. Io mi rivolsi d'ammirazione pieno al buon Virgilio, ed esso mi rispose con vista carca di stupor non meno. Indi rendei l'aspetto all'alte cose che si movieno incontro a noi sì tardi, che foran vinte da novelle spose. La donna mi sgridò: Perché pur ardi sì nell'affetto delle vive luci e ciò che vien diretto a lor non guardi? Genti vidio a lor, come a lor luci, venire appresso, vestite di bianco, e tal candor di qua giammai non fuci. L'acqua imprendea dal sinistro fianco e rendea me la mia sinistra costa, se io riguardavi in lei come specchio anco. Quando io dalla mia riva ebbi tal posta che solo il fiume mi facea distante, per veder meglio ai passi diedi sosta, e vidi le fiammelle andar davante, lasciando dietro a sé l'aere dipinto, e di tratti pennelli avean sembiante. Sicché lì sopra rimanea distinto di sette liste, tutte in quei colori onde fa l'arco il sole ed egli è il cinto. Questi ostendali indietro erano maggiori che la mia vista, e quanto al mio avviso, 10 passi distavano quelli di fuori. Sotto così bel ciel, con mio diviso,
24 signori a due coronati venien di Fiordaliso. Tutti cantavano: Benedicta tu nelle figlie d'Adamo e benedette siano in eterno le bellezze tue. Poscia che i fiori e le altre fresche erbette a rimpetto di me dall'altra sponda, libere fuor da quelle genti elette, siccome luce, luce in ciel seconda, vennero appresso loro quattro animali, coronati ciascun di verde fronda. Ognuno era pennuto di sei ali, le penne piene d'occhi e gli occhi d'argo, se fosser vivi, sarebbero potali. A descriver lor forme più non spargo rime, lettor, che altra spesa mi strigne, tanto che a questa non posso esser largo. Ma leggi Ezechiel, che li dipigne come li vide dalla fredda parte venir con vento e con nube e con igne. E quali troverai nelle sue carte, tali eran quivi, salvo che alle penne Giovanni è meco e da lui si diparte. Lo spazio dentro a lor quattro contenne un carro in su due rote trionfale che al collo di un grifon tirato venne. Esso teneva in su l'una l'altra ale, tra la mezzana e le altre tre e tre liste, sicché a nulla fendendo facea male. Tanto salivan che non eran viste. Le membra d'oro avea quant'era uccello e bianche l'altre, di vermiglio miste. Non che Roma di carro così bello rallegrasse Africano, ovvero Augusto, ma quel del sol salia pover conello. Quel del sol che sviando fu combusto per l'orazione della terra devota, quando fu Giove arcanamente giusto. Tre donne in giro dalla destra rota venian danzando, e l'una tanto rossa che appena fora dentro al fuoco nota. L'altra era come se le carni e l'ossa fuoro state d'esmeraldo fatte. La terza parea neve, teste mossa. E or parean dalla bianca tratte, or dalla rossa, e dal canto di questa l'altre toglien l'andare, tarde. Dalla sinistra quattro facean festa in porpore vestite, dietro al modo d'una di loro che avea tre occhi in testa. Appresso tutto il pertratto nodo, vidi due vecchi in abito dispari, ma pari in atto e onesto e sodo. L'un si mostrava alcun dei familiari di quel sommo Ippocrate che in natura agli animali fe che la più cari. Mostrava l'altro la contraria cura con una spada lucida e aguta, tal che di qua dal rio mi fe paura. Poi vidi quattro in umile paruta, e di retro da tutti un vecchio solo venir dormendo con la faccia arguta. E questi sette col primaio stuolo erano abituati, ma di gigli d'intorno al capo non facean brolo, anzi di rose ed altri fior vermigli. Giurato avria poco lontano aspetto che tutti ardessero di sopra dai cigni. E quando il carro a me fu a rimpetto, un tuon s'udì e quelle genti degne parvero averl'andar più interdetto, fermandosi con le prime insegne. Allora, cominciamo a spiegare che Dio ce la mandi buona, perché come forse avete notato, questo è un canto altamente simbolico, pieno di elementi che, diciamo, per la nostra sensibilità non è facile riempire del significato che avevano questi elementi per i lettori medievali. Allora, vi ricordate che nel canto che abbiamo letto la settimana scorsa, nel 28esimo, si narrava l'incontro di Dante con una donna il cui nome non si era ancora detto, e nemmeno in questo caso, in questo canto lo si dice, ma che per comodità abbiamo già annunciato che è Matelda, che ha fatto una sorta di guida turistica a Dante nel paradiso terrestre, spiegando le funzioni dei due fiumi, come nascono le piante, a che cosa si deve il venticello che c'è nell'Eden.
Questa donna Dante la vede sempre dall'altra parte del fiume Leteo, che ha, diciamo che separa lui da lei 3 passi, come ha detto, e quindi tutta la scena che si descrive in questo canto ha luogo dall'altra parte del fiume, cioè Dante la vede sempre, diciamo, con il fiume davanti. Allora, inizia il canto riferendosi appunto con soggetto tacito a Matelda. Cantando come donna innamorata, continuò col fin di sue parole, Beati quorum tecta sunt peccata. Cioè cantando, vi ricordate che l'associazione tra l'amore e lei era già stato annunciato quando Dante aveva detto che gli sembrava che gli occhi di lei fossero più lucidi ancora di quelli di Venere innamorata. E allora lei canta, sempre associando il suo canto all'amore, e finisce l'inno che sta cantando con il primo verso del Salmo 31, dicendo queste parole, insomma, latine, che vogliono dire beati coloro i cui peccati sono coperti, cioè sono stati rimossi. Quindi chiaramente è un salmo che si riferisce alla condizione delle anime che arrivano all'Eden, ormai purificatesi, e probabilmente anche all'imminente condizione di Dante stesso, che, come dicevamo, credo, la settimana scorsa, a differenza delle altre, degli altri personaggi che arrivano lì, a Dante manca ancora una serie di rituali per, diciamo, accedere alla stessa condizione di purezza delle anime, vero? E al verso quarto, ecco come ninfe che si givan sole per le salvatiche ombre, disiando qual di vedere, qual di fuggir lo sole, allor si mosse contro il fiume, andando su per la riva, e io pari di lei, picciol passo, con picciol seguitando. Allora, qui in questi versi è interessante perché Matelda, che chiaramente è una donna che al di là della sua misteriosa identità appartiene chiaramente alla tradizione giudeo-cristiana, qui viene paragonata con personaggi classici come sono le ninfe. E quindi in qualche modo attraverso questa similitudine che inizia al verso 4, Dante sta come scrittore continuando quell'analogia tra il paradiso terrestre e l'era di Saturno con cui si era chiuso il canto precedente. Vi ricordate che Matelda aveva detto a Dante, ma soprattutto anche a Stazio e Virgilio, che quel luogo era stato probabilmente sognato da quelli che parlarono dell'età dell'oro, vero? Stabilendo questo parallelismo di cui Dante si serve anche qua, cioè è come lei, cioè lei, Matelda, come ninfe che camminano sole nelle ombre dei boschi, alcune desiderando di vedere il sole, alcune altre di fuggirlo. Allora lei si mosse contro la corrente del fiume, camminando su per la riva, e Dante cammina alla pari di lei per un lungo tratto, come leggeremo ora, seguendo i piccoli passi di lei con piccoli passi lui dall'altra riva del fiume. Verso 10, non erano 100 tra i suoi passi e i miei, cioè avevamo fatto una cinquantina di passi l'uno, quando le ripe ugualmente di ervolte, per modo che a levante mi rendei, cioè quando le due rive parallelamente girarono, in modo che Dante deve anche lui girare, insomma, verso oriente. Ne ancor fu così nostra via molta, quando la donna tutta me si torse, dicendo, frate mio, guarda e ascolta. Cioè, e non camminarono neanche molto dopo
diciamo, aver girato seguendo la direzione del fiume, quando Matelda si torse verso di me, dice Dante, dicendo: fratello mio, guarda e ascolta. Quindi lo prepara a qualcosa che sta per arrivare. E infatti al verso 16 appare una cosa che contrasta, diciamo, interrompe la serenità costante di questo Eden. Ed ecco un lustro subito trascorse da tutte parti per la gran foresta, tal che di balenarmi mise in forse. Cioè, ecco che subito un fulgore, un lustro attraversò, illuminando da tutte le parti il grande bosco dell'Eden, tale che Dante dice: io dubitai, mi misi in forse che si trattasse di un raggio, no? Dante pensa a un raggio che sta illuminando subito tutti gli alberi. Ma al verso 19 si corregge: ma perché il balenar come vien resta e quel durando più e più splendeva nel mio pensier, dice: a che cosa è questa? Cioè, ma siccome un raggio subito, così come arriva, se ne va, e quello invece che era lì nell'Eden, durando, risplendeva sempre di più, io, dice Dante, mi domandavo nel pensiero: che cos'è questa? Quindi chiaramente è un'esperienza mai avuta nella vita, come una sorta di raggio che però dura e va increscendo tra gli alberi. E al verso 22, e una melodia dolce correva per l'aere luminoso, onde buon zelo mi fe riprender l'ardimento d'Eva. Allora, e attraverso l'aria illuminata da questo raggio che dura, correva una dolce melodia, per cui un buon zelo, cioè una vera preoccupazione zelosa, mi fece rimproverare l'orgoglio, l'ardimento di Eva, che là dove ubbidì la terra e il cielo, femmina sola e pur testé formata, non sofferse di star sotto alcun velo. Cioè Dante, vedendo questa bellezza del bosco illuminato e della melodia che attraversa, che viene con la luce, rimpiange duramente il peccato originale, qui chiaramente attribuito, come la maggior parte della tradizione, ad Eva, già che al verso 25, laddove la terra e il cielo ubbidivano la legge divina, lei essendo femmina, e quindi secondo i commentatori antichi meno portata naturalmente a disubbidire, sola, cioè senza alcuna influenza negativa, e appena recentemente creata, e quindi in uno stato di purezza ottimo, non tollerò di avere sotto di sé un velo di non conoscenza, cioè non tollerò il limite impostogli da Dio, sotto il qual, se divota fosse stata, avrei quelle ineffabili delizie sentite prima e più lunga fiata. Cioè, se sotto quel velo, se Eva fosse rimasta divota, e cioè ubbidiente del divieto di mangiare dall'albero della scienza, io, dice Dante, avrei sentito quelle delizie ineffabili, indicibili, che ora sta vedendo come pellegrino, prima, cioè dalla nascita chiaramente, e per più lungo tempo. Allora, questi versi dedicati al rimprovero del peccato originale, in contrasto con le meraviglie che Dante sta vedendo in modo effimero, perché, come dicevamo, l'Eden nella concezione dantesca è un luogo irrecuperabile, che
che è diventato dopo il peccato originale e dopo il grande lungo divieto di accesso, ora dopo la resurrezione di Cristo, luogo di passaggio verso la felicità celeste. Probabilmente questo ricordo del peccato originale, questo rimpianto, rimprovero a Eva e con lei ovviamente ad Adamo, è forse, diciamo, la funzione del passaggio dall'Eden prima di volare in paradiso. E cioè, in questo tragitto che presenta la commedia di purgazione progressiva nelle sette cornici del purgatorio e poi la visita di questo luogo, insomma, questo habitat ideale che Dio aveva dato alla natura umana, probabilmente un'ultima riflessione che richiede lo stato di purezza prima di vedere la felicità maggiore alla quale l'essere umano è destinato. E al verso 31, mentre io mandava tra tante primizie dell'eterno piacer tutto sospeso e disioso ancora più letizie, dinanzi a noi, tal quali un fuoco acceso ci si fe l'aria sotto i verdi rami e il dolce suon per canti era già inteso. Allora Dante dice che mentre lui camminava tra queste promesse di piacere eterno, anche questo è importante, no? Le primizie sono le prime notizie di qualcosa che avverrà dopo, perché appunto la felicità imperfetta nel mondo è una preparazione, è una un annuncio della felicità perfetta nel paradiso. Scusate perché vedo che. Allora, mentre Dante sta camminando tra così tante, diciamo, tanti annunci di piacere eterno, tutto sospeso, no? Del tutto assorto in questa felicità e desiderando ancora più letizie, davanti a noi, il noi chiaramente diciamo riguarda Dante, Virgilio e Stazio, oltre che Matelda che è dall'altra parte del fiume, come un fuoco acceso, come un incendio, ci si fece l'aria sotto i verdi rami del bosco e il dolce suono era già inteso come canti. Quindi la melodia che prima Dante aveva sentito indistintamente ora è un canto. Evidentemente si sta avvicinando qualcosa che ha illuminato l'aria prima e che ora è diventato come un incendio. E allora Dante, siccome sta per narrare qualcosa di straordinario, interrompe il Dante scrittore e al verso 37 fa una invocazione straordinaria alle muse affinché lo aiutino a descrivere ciò che, insomma, gli tocca di descrivere ora. Quindi verso 37, o sacrosante vergini, se fami, freddi o vigilie mai per voi soffersi, cagion mi sprona, ch'io merce vi chiami. Allora, chiaramente, diciamo, cristianizzando le muse, come aveva già fatto all'inizio del Purgatorio, le chiama vergini sacrosante, e qua il Dante scrittore, che ha già scritto quasi ben due terzi del suo libro, velocemente ricorda i sacrifici che ha dovuto fare per dedicarsi a scrivere. Se io ho già sofferto per voi, dice alle muse lo scrittore, fami, freddi e vigilie e veglie, adesso una buona causa mi sprona, cioè mi spinge a chiedervi mercé, chiedervi di aiutarmi. Or convien che l'icona per me versi e Urania m'aiuti col suo coro, forti cose a pensar
mettere in versi. Al verso 40 allora Dante dice: ora è necessario che Elicona versi attraverso di me, cioè faccia. Elicona è la catena montuosa della Beozia, vicina al Monte Parnaso, e da alcuni scrittori, probabilmente Dante stesso, confusa con essa, la sede delle muse. Quindi Dante sta nominando l'insieme delle muse metonimicamente attraverso il loro luogo, insomma, di residenza, e sta dicendo: ora, per quello che devo raccontare, è necessario che i versi li facciano le muse attraverso di me. Quindi sta chiedendo un'ispirazione divina, perché le muse chiaramente sono delle deità, ed è necessario che Urania, qui Uranie, mi aiuti con il suo coro delle sorelle, no, delle altre muse, per mettere in versi cose che sono difficili anche a pensarci. Cioè, Urania è delle nove muse quella che si occupa della scienza celeste, cioè degli astri, delle loro influenze. E quindi dice: mi devi aiutare adesso, Urania, a mettere in versi cose che sono difficili anche nel pensiero, quindi figuriamoci a descriverle a parole. Questa, diciamo, questa doppia difficoltà dello scrittore, che qui Dante sta distinguendo, cioè quello di diciamo, organizzare nella propria mente mortale le cose che vide e che ora deve narrare, e la difficoltà di mettere in parole, e nemmeno in prosa, ma addirittura in versi, queste cose così difficili anche di concepire, è, diciamo, un annuncio anche questo di un topos che sarà molto produttivo nel paradiso, che è quello della ineffabilità, cioè della difficoltà e addirittura in alcuni casi dell'impossibilità per lo scrittore umano di raccontare il divino che ha visto. Quindi sia questa condizione di Dante davanti alla materia che ora gli si presenta, sia il nome di Urania ci preparano a una scena chiaramente trascendente, il cui senso ci sarà, insomma, eccessivo per quel che riguarda chiaramente la nostra natura umana. E adesso al verso 43 comincia appunto la descrizione di ciò che Dante vide e che ci sta raccontando con l'aiuto delle muse. Poco più oltre, sette alberi d'oro falsava nel parer il lungo tratto del mezzo che era ancora tra noi e loro. Allora, un po' più oltre, qui la sintassi è un po' contorta, vediamo se riesco a trasmettervi bene queste cose forti a pensare. Allora, Dante dice che vede come sette alberi d'oro, qualcosa che poi capirà che non sono sette alberi d'oro, perché il lungo tratto del mezzo, cioè dell'aria che c'era ancora tra questa entità, che per ora Dante vede come alberi d'oro, e lui, Virgilio e Stazio, il lungo tratto d'aria falsava nell'apparire questi alberi d'oro, cioè gli faceva sembrare alberi d'oro, ma per la distanza e l'aria che c'era in mezzo Dante non riesce a distinguere veramente che sono, e quindi immagina quello che nella sua esperienza più rassomiglia a questa entità. Come gli era già capitato, non so se ricordate, entrando nell'ultimo cerchio dell'inferno e vedendo da lontano i giganti, che prima li confonde con torri. E poi Virgilio gli dice: guarda che se ti avvicini capirai che non sono torri ma giganti, vero?
Adesso chiaramente è tutta una situazione opposta, vero? Di bellezza, di luce, di vita, ma Dante è ancora umano e quindi può ancora sbagliare nel vedere qualcosa che non ha mai visto prima e come ogni umano quello che fa vedendo una cosa nuova la associa a quello che più rassomiglia a quella cosa nella sua esperienza. Ma al verso 46. Ma quando io fui sì presso di lor fatto che l'obietto comun che il senso inganna non perdea per distanza alcun suo atto, la virtù che a ragion discorso amanna, siccome lì erano candelabri, apprese e nelle voci del cantare osanna. Allora, ma quando io mi fui fatto così vicino di loro che l'obietto comune. Allora, l'obietto comune è un tecnicismo aristotelico che è l'oggetto percepito sinteticamente da più sensi e che può indurre a errore. Dante ne parla anche due volte nel Convivio. Allora, quando io fui così, diciamo, più vicino a questo oggetto comune che può ingannare il senso, e mi avvicinai tanto che già non perdeva a causa della distanza nessun suo connotato, alcun suo atto, la virtù che amanna, cioè alimenta, somministra il discorso alla ragione, qui sta parlando della virtù stimativa o intellettiva, che è quella che apprende l'oggetto esterno e quindi nella sua essenza, dalla base al discorrere della ragione. Questo vuol dire appunto che amanna alla ragione il suo discorso, cioè la facoltà intellettiva, quando Dante è già vicino a quello che prima gli erano sembrati alberi d'oro, apprese che erano candelabri. Grandi come alberi, chiaramente, e apprese che nel canto che prima sentiva indistintamente, nelle voci cantavano Osanna, e cioè questa tipica parola, no, di giubilo della liturgia cristiana che si cantava la Domenica delle Palme. Allora Dante da lontano vede che sono alberi d'oro, ma man mano che si avvicinano, capisce che sono candelabri. Qui c'è, diciamo, una discussione tra gli studiosi, perché secondo alcuni sono sette, cioè adesso dirà, no, che sono sette, se sono sette candelieri, oppure se è uno grande con sette candele, no? Infatti, se voi vedete l'iconografia, ogni disegnatore ha disegnato cose diverse su questo. Allora, al verso 52, di sopra fiammeggiava il bello arnese più chiaro assai che luna per sereno di mezzanotte nel suo mezzo mese. Allora, sopra, no, questo bello arnese, cioè questo candeliere o sette candelieri, fiammeggiava, c'erano fiamme che rendevano più chiara l'aria, assai, molto più chiaro, di una luna per sereno, cioè in un sole, in un cielo puro, di mezzanotte, quando è più privo insomma, di nuvole, nel suo mezzo mese, cioè nella metà del suo ciclo, cioè quando è luna piena. Allora, qui cominciamo a decodificare simbolicamente questi elementi sulla base, come al solito, dei commenti antichi, perché se non ce li avessimo in questa scena saremmo davvero totalmente persi. Secondo ci educano i commentatori antichi, questi candelieri che Dante prende come la maggior parte degli elementi di questa scena dall'Apocalisse di Giovanni,
rappresentano i sette doni dello Spirito Santo, come Dante legge in Isaia. E Dante, vedendo questo elemento del tutto straordinario e decodificando immediatamente il suo senso, cioè, questo è importante capirlo, perché tutto lo sforzo che noi facciamo per dire i candelieri sono la tale cosa, adesso vediamo che vengono degli anziani, un carro, un grifone. Così come, diciamo, abbiamo detto tante volte, i lettori della commedia, vedendo un personaggio o un colore, un elemento, capiscono immediatamente qual è il simbolo che c'è, così come noi, quando sentiamo il suono di una parola, di una lingua che conosciamo, non possiamo evitare di ricordare immediatamente il suo significato. Così capita a Dante qua, cioè lui vede queste sette luci e capisce che sono i doni dello spirito. Non ha bisogno che qualcuno glielo spieghi, va bene? Da ciò la sua emozione e da ciò la sua incapacità o difficoltà nel narrarlo, perché gli si stanno presentando elementi trascendenti sotto la forma di elementi immediatamente comprensibili a lui. Va bene? Non è come capita in altri momenti della commedia, per esempio in alcuni sogni che fa Dante, che ha bisogno di una spiegazione. In questo caso lui capisce, come capivano anche i lettori cui Dante si rivolgeva, tra l'altro. Allora, al verso 55, vedendo queste luci meravigliose, chiaramente c'è oro, c'è luce. Dante si gira, come già aveva fatto anche davanti a questa dichiarazione di Matelda sul parallelismo tra l'era di Saturno antica e l'Eden. Vi ricordate che Dante si era girato per guardare Stazio e Virgilio e loro avevano risposto con un sorriso al suo sguardo? Adesso di nuovo si gira Dante al verso 55. Io mi rivolsi d'ammirazione pieno al buon Virgilio, ed esso mi rispose con vista carca di stupor, non meno. Cioè Dante si gira perché lui sta camminando davanti Virgilio, da quando sono arrivati al paradiso terrestre, pieno di ammirazione al buon Virgilio, e lui mi rispose con uno sguardo ugualmente carico di stupore. Quindi ricordiamo che Virgilio, nonostante abbia già pronunciato le sue ultime parole, è ancora lì a condividere con Dante, che ormai è un amico alla pari, non è più un suo discepolo, l'ammirazione per queste bellezze. E al verso 58. Indi rendei l'aspetto all'alte cose che si movieno incontro a noi sì tardi che foran vinte da novelle spose. Cioè, quindi Dante, vedendo che Virgilio anche lui sta ammirando questo evento così bello, Dante torna a vedere le alte cose che sta vedendo, che si muovevano incontro a noi, cioè venendo verso di noi, così lentamente che sarebbero state vinte da spose novelle, cioè da spose che stanno arrivando a casa dello sposo, e quindi con timidezza camminano molto piano. Allora, questo fatto, no, che questa processione, come ora vedremo, no, perché questi candelabri in realtà precedono un insieme di personaggi. Ora vedremo che sono l'inizio di una lunga storia simbolica che avrà luogo in questo canto, nel prossimo e ancora, che riguarda la storia della Chiesa.
in tutti i suoi momenti. In questa prima parte interrompo per dirvelo perché è qui che Dante dice che gli viene incontro questo. Perché questa prima parte della lunga scena che ha luogo qui nell'Eden narra come la chiesa, che ora vedrà, Dante vedrà, simboleggiata da un carro, qui preceduta dai doni dello Spirito, si avvicinano loro a Dante, che simboleggia chiaramente l'uomo peccatore. Quindi questa prima parte della narrazione simbolica indica la disponibilità della Chiesa verso il peccatore che gli viene incontro per il suo aiuto, come ora vedremo. Allora, siccome Dante è rimasto fissato così, diciamo commosso, davanti a questo, Matelda gli fa notare che dietro questi candelieri arrivano altre cose che lui deve vedere. E anche questo anticipa in qualche modo una condizione di Dante nel paradiso. Succederà più volte che Dante rimarrà nel viaggio in cielo affascinato da una luce, da un personaggio, dalla bellezza di Beatrice, e deve essere distolto da questa meraviglia affinché lui possa vedere altre cose che ci sono. Cioè, vi faccio notare questi elementi con una forse vana speranza che ve lo ricordiate l'anno prossimo, ma perché appunto tutta questa scena dell'Eden, come Dante stesso ha detto prima, fa parte delle primizie del paradiso celeste. Va bene? Quindi un annuncio imperfetto di ciò che accadrà lì. Dunque, al verso 61, la donna mi sgridò: perché curar di sì nell'affetto delle vive luci e ciò che vien di retro allor non guardi? Cioè, Matelda sgrida Dante e dice: perché continui ad ardere così tanto nell'affetto delle vive luci di questi candelieri? E non guardi tutto quello che viene dietro di loro. E allora Dante chiaramente obbedisce a questa domanda retorica, che in realtà vuol dire: guarda che c'è qualcosa dietro, eh? E al verso 64: genti, vidi io allor come a lor duci venire appresso vestite di bianco, e tal candor di qua giammai non fuggì. Allora Dante, guardando dietro, vede che appresso a questi candelieri, come chi segue le loro guide, i loro duci, c'erano genti vestiti di bianco, simbolo della purezza e anche, come vedremo dopo, della fede. E qua, dice il Dante scrittore, nel mondo non ci fu già mai quel candore, non si vide così mai un bianco così puro. Al verso 67, l'acqua imprendea dal sinistro fianco e rendea me la mia sinistra costa, s'io riguardavo in lei come specchio anco. Allora, chiaramente Dante continua a camminare in parallelo con Matelda, con il fiume in mezzo, e stanno andando incontro a questi candelieri che lui segue. Questa gente vestita in bianco, no? E allora adesso Dante dice: io avevo l'acqua alla mia sinistra, quindi mi rifletteva la mia costola sinistra, la parte sinistra del corpo, e io riguardavo in lei che funzionava anche come uno specchio. Questa condizione dell'eteo come specchio è molto importante, infatti la settimana prossima vedremo che torna nel canto trentesimo. Siccome noi sappiamo già da quello che ci ha spiegato Matelda che il Leteo cancella la memoria del peccato, è molto importante che ci si veda in esso prima di sommergersi, perché è come l'ultima conoscenza del se stesso avente l'intera memoria prima di cancellare la memoria del male. Allora, al verso 70,
Quando dalla mia riva ebbi tal posta che solo il fiume mi facea distante per veder meglio i passi die di sosta, e vidi le fiammelle andar davante, lasciando dietro a sé l'aere dipinto ed i tratti pennelli avean sembiante. Allora, quando io arrivai a una tale posizione che solo il fiume mi faceva distante da questi elementi, per vedere meglio sostai i miei passi, quindi smisi di camminare, e vidi le fiammelle dei candelieri continuare avanti, e quindi avvicinandosi a Dante, lasciando l'aria dipinta dietro di sé, quindi andavano dipingendo l'aria, e avevano aspetto di pennelli tratti, come se fossero pennelli di pittori che lasciavano una scia di colori dietro di sé, dipingendo l'aria. Sicché lì sopra rimaneva distinto di sette liste, tutte in quei colori onde fa l'arco il sole ed Elia il cinto, in modo che, cioè l'aria veniva dipinto da queste fiamme, in modo che sopra di loro l'aria rimaneva distinta in sette liste di colori, tutti nei colori di cui si fa l'arcobaleno, quindi l'arco del sole, e il cinto, cioè l'alone della luna, chiamata Delia perché è Diana, no? Nata a Delo. E quindi Dante sta vedendo questi candelieri d'oro. Sappiamo che sono d'oro perché lui prima li confuse con alberi d'oro, va bene? Che hanno le fiamme di una luminosità che eccede quella della luna piena a mezzanotte. E ora vede, perché adesso è proprio di fronte a questi, che diciamo che loro vanno lasciando una scia di aria di colori. E al verso 80, questi ostendali indietro erano maggiori che la mia vista, e quanto a mio avviso 10 passi distavano quei di fuori. Allora, questi standardi, qui Dante diciamo si serve della metafora degli standardi, cioè le bandiere, suggerendo che quello che viene dietro un esercito, e questo è importante perché riguarda la figura della chiesa militante, che infatti è quello che arriva dopo. E dice: erano maggiori che la mia vista, quindi non arrivavo a vederli completi, e questo fa parte, diciamo, suggerisce appunto il carattere trascendente di questo che Dante sta vedendo. E da quello che io ci vedevo, quanto a mio avviso, quelli di fuori, cioè negli estremi, distavano 10 passi. Chiaramente il numero 10 ha molte simbologie, e qui non si mettono d'accordo gli studiosi. Secondo alcuni sono i 10 comandamenti che guidano appunto l'andamento di tutto ciò che viene dietro insieme ai doni dello spirito. Secondo altri è semplicemente il numero perfetto, perché così ne parla Dante al convivio, appunto del 10. Allora, siccome questo dal verso 82 in poi comincia una descrizione di una serie di personaggi che io credo sia bene trattare nel loro insieme, vi suggerisco di fare la pausa ora, un po' prima delle 3, di solito lo facciamo un po' più puntualmente alle 3, ma in questo caso mi sembra che sia la pausa, diciamo, più accettabile. E quindi prendiamoci i nostri 5 minuti e se volete inviarmi delle domande o dei commenti alla chat, li leggo dopo la pausa. Grazie. Allora, riprendiamo. Vedo che ci sono 2 interventi sulla chat. Qualcuno domanda, ma non c'entra con questo canto, una domanda generale. In che momento, in quale data arriva la commedia alla conoscenza dei lettori? Dunque,
Le prime testimonianze che abbiamo della conoscenza dell'inferno sono del 1315-16. È probabile che Dante abbia messo, diciamo, in circolazione l'inferno nel 1314, secondo alcuni. È il purgatorio, insomma, subito dopo, diciamo, la stesura. Il paradiso invece, dalle cronache, soprattutto dalla biografia che ne scrisse Boccaccio, fu noto ai lettori solo dopo la morte di Dante, quindi cominciò a circolare postumo. Comunque fu una circolazione molto molto precoce, di Dante ancora in vita per quel che riguarda le due prime cantiche. Uno domanda, sì, quest'anno si finisce il purgatorio e gli incontri appunto finiranno il 16 dicembre, tra 4 settimane, esattamente. E Dio volendo iniziamo l'anno prossimo la lettura del Paradiso, il primo giovedì di marzo o forse il secondo, insomma un po' dipenderà dalle date che indicheranno l'istituto. Regi ci manda il Salmo 31, beni di chi ama Dio, sia la contemplazione della bontà di quelli che sono in grazia di Dio, che quindi le parole precise, insomma, che pronuncia Matelda riguardano la chiusura del debito del peccato, specificamente, che riguarda appunto diciamo, la condizione delle anime che arrivano al paradiso terrestre. Grazie. Allora, Dante sta vedendo appunto questi candelieri e vede che ci sono delle genti vestite in bianco che vengono dietro, e adesso al verso 82. Sotto così bel ciel, com' io diviso, 24 signori a due coronati venien di fiordaliso. Allora, sotto un così bel cielo, no? Come io sto descrivendo, diviso in 7 colori, venivano 24 anziani camminando a paia, a due, coronati di fiordaliso, cioè di gigli, detto attraverso un francesismo. E quindi 24 personaggi che hanno una corona di gigli bianchi in testa. Questi 24 anziani, secondo l'interpretazione dell'Apocalisse che ne fece San Girolamo, sono i 24 libri dell'Antico Testamento che, come vedremo, precedono, appunto, ispirati dagli stessi doni dello Spirito che garantisce, diciamo, la continuità tra Vecchio e Nuovo Testamento. Precedono la fondazione della Chiesa, che vedremo come un carro in seguito. E al verso 85 tutti cantavano: Benedicta tu nelle figlie d'Adamo e benedette siano in eterno le bellezze tue. Allora, questi 24 signori cantavano questo inno biblico che viene ripreso dal Vangelo di Luca per salutare la Vergine Maria, lodandone le bellezze e augurando la benedizione eterna di esse. E quindi in qualche modo, vabbè, non importa, no, stavo per spogliarvi qualcosa, non importa. Allora, verso 88. Poscia che i fiori e l'altre fresche erbette a rimpetto di me dall'altra sponda, libere fuor da quelle genti elette, siccome luce in ciel seconda, vennero appresso lor 4 animali, coronati ciascun di verde fronda. Allora,
Una volta che i fiori e le altre bette fresche che erano di fronte a me dall'altra sponda del fiume furono liberi da quella gente eletta, perché quella gente era già andata avanti, lasciando il posto appunto ad altri, così come nel cielo una luce seconda un'altra, una stella viene dopo l'altra, occupandone lo stesso luogo. Vennero appresso immediatamente dopo, appresso loro, appresso questi quattro libri. Non dimenticate che questi che Dante vede come persone, come personaggi umani, sono libri, sono testi. Va bene? Vennero quattro animali, ognuno coronato di verde fronda. Che sono questi chiaramente i quattro Vangeli che vengono diciamo annunciati simbolicamente dalle bestie, insomma, che ora vedremo la descrizione. Dante la prende da diverse fonti. Il fatto che siano coronati da verde fronda, come al solito, indica la speranza. Allora, al verso 94, ognuno era pennuto di sei ali, cioè ognuno di questi animali aveva sei ali, le penne piene di occhi, e gli occhi d'Argo, se fossero vivi, sarebbero cotali. Cioè, nelle penne ci sono molti occhi. Questo, secondo l'interpretazione di Girolamo, suggerisce la conoscenza sia del passato che del futuro che c'è nei Vangeli. E Dante di nuovo fa un vincolo tra questo elemento prettamente giudeocristiano e invece la cultura classica, dicendo che gli occhi d'Argo, questo pastore dai 100 occhi che doveva insomma custodire io era questa ninfa che Giove aveva fatto diventare mucca e quindi gli aveva messo Argo, che aveva 100 occhi come custode. Allora Dante dice: gli occhi di Argo, se fossero vivi, sarebbero così cotali, cioè come questi occhi degli animali. E qua Dante, invece di descrivere come erano questi quattro animali che rappresentano i quattro Vangeli, fa una cosa straordinaria, anche se non unica, vedremo che nel Paradiso farà una cosa simile, perché in pratica ci manda a leggere altri libri, dicendo che lui non ha tempo di descriverli. Al verso 97, a descriver lor forme più non spargo rime, lettore, che altra spesa mi strigne, tanto che a questa non posso essere largo. Cioè, io non spargo più rime, cioè non destino più versi nel descrivere le loro forme, come erano fatti. Lettore, dice a noi, già che un'altra spesa, un'altra impresa mi stringe, mi mette fretta, tanto che io non posso, diciamo, dedicarmi largamente a descrivere questo. Ma, verso 100, ma legge Ezechiel, che li dipinge come li vide dalla fredda parte venir con vento e con nube e con igne. Ma vai a leggere il profeta Ezechiele che li dipinge come li vide arrivare dalla parte fredda insieme al vento, alle nuvole e a igne, no? Al fuoco del raggio. E qui una cosa interessante. Dante ci dice al verso 103: e quali troverai nelle sue carte, tali erano quivi, salvo che alle penne Giovanni è meco e da lui si diparte. Allora dice: tali quali tu leggerai nelle carte del profeta Ezechiele, nel libro della Bibbia, così erano quelli che io vidi in quel momento, salvo che, cioè tranne per quel che riguarda le penne, cioè la quantità di ali.
In quello Giovanni è d'accordo con me e si diparte da lui. Cioè, sta dicendo che gli animali che Dante vide avevano 6 ali anziché 4, come si dice nell'Apocalisse, e prende le distanze invece dalla visione di Ezechiele. Non sapremo mai. Perché è importante questo delle 6 ali? Perché ce ne sono tantissime interpretazioni, nessuna più soddisfacente dell'altra, ma un significato ce lo devi avere. Se Dante ha deciso di dire questo lo prendo dall'Apocalisse, questo da Isaia, no? Ma l'interessante è come, diciamo, Dante con l'autorevolezza che gli dà il fatto di essere stato testimone oculare di qualcosa, si permette di dare una versione divergente da un passo della Bibbia, no? E quindi è un'affermazione della forza profetica della sua visione, anche questa, vero? Allora, adesso arriva il carro, al verso 106. Lo spazio dentro a loro quattro contenne un carro su due ruote trionfale che al collo di un grifon tirato venne. Allora, questi quattro animali facevano angoli, diciamo, dentro i quali era contenuto un carro, come una biga di queste romane, diciamo, con due ruote. Che sono carri di guerra, eh? Attenzione, questo è importante, non un carro da passeggio. La chiesa è un carro militante, che veniva tirato dal collo di un grifone. Allora, il carro, come ho detto più volte, è simbolo della chiesa, Dante lo capisce immediatamente, infatti anche nell'epistola undicesima ai cardinali ne parla. Le due ruote probabilmente sono i due testamenti, il vecchio e il nuovo, e il grifone, tradizionalmente per la sua doppia natura di corpo di leone e testa d'aquila, era simbolo di Cristo e della sua doppia natura umana e divina. Quindi, seguendo i libri dell'Antico Testamento in mezzo ai Vangeli, Cristo porta il carro della Chiesa. Va bene? E al verso 109, vedete che Dante dà per scontato come ha fatto il grifone, perché era già nell'immaginario dei suoi lettori. Esso tendeva in su l'una e l'altra ale tra la mezzana e le tre liste, sicché a nulla fendendo facea male. Allora, esso, il grifone, che ha corpo di leone, testa e ali d'aquila, estendeva verso l'alto, all'insù, l'una e l'altra ala, passando delle 7 liste. Che facevano di colori, no? Che facevano i candelabri, passando nel me, diciamo, lasciando una in mezzo, la mezzana, e tre da ogni parte. Quindi, se pensiamo alle 7 liste, diciamo, disposte in un modo simmetrico, ce n'è una in mezzo, tre e tre. Le ali del grifone passavano tra quella del mezzo e la prima di ognuna delle tre che erano ai lati. Va bene? Questo vuol dire appunto il verso 110. Ma l'importante di questo, al di là della visione, no? Del dipinto che Dante ti sta facendo, è il verso 111. Sicché, in modo che a nessuna delle liste che erano nel cielo, faceva male fendendole, quindi senza ferirle queste liste, senza interromperle. E questo, secondo i commentatori antichi, vuol dire che Cristo, perché queste ali sono del grifone, che Cristo mantiene intatte con i suoi due attributi fondamentali, che sono la pietà e la giustizia,
leggi del padre che vengono appunto dati dai sette doni dello spirito. E quindi questo fatto che le ali del grifone, no, che rappresenta Cristo, che rappresentano, diciamo, due attributi di Cristo, convivano pacificamente con quello che veniva prima, che l'aria dipinto, sta a indicare la totale armonia e integrazione tra il giudaismo e il cristianesimo. Va bene? E al verso 112, tanto salivano che non erano viste. E questo è molto importante, cioè le ali di Cristo salivano fino a una zona in cui non arrivava la vista umana di Dante, no? Chiaramente perché Cristo è Dio e quindi Dante non lo può vedere completamente, essendo lui umano e mortale, mancandogli ancora una serie di rituali come a tutti quelli che sono nell'Eden per vedere direttamente Dio. Però le membra d'oro avea quant'era uccello e bianche l'altre di vermiglio miste, cioè le membra che erano di uccello, di aquila, erano d'oro e le altre, quelli che erano di leone, erano bianche mescolato di rosso, di vermiglio. Chiaramente questi colori sono presi probabilmente dal Cantico dei Cantici e loro sembra di simboleggiare la natura divina di Cristo, il bianco e rosso, la natura umana, dove la purezza in Cristo, che sapete voi eccezionalmente nacque senza il peccato originale, è misto del sangue che versò per noi. Perciò è bianco e rosso. Bene? E adesso al verso 115 Dante descrive il carro che rappresenta la Chiesa, che non a caso viene descritto appunto dopo il grifone perché viene tirato da lui. Non che Roma di carro così bello rallegrasse Africano, ovvero Augusto, ma quel del Sol saria povero ponendo. Cioè per dire qual era la bellezza e la ricchezza di questo carro, dice che supererebbe quello di Scipione l'Africano e addirittura quello dell'imperatore Augusto, ma non solo, anche il carro stesso del Sole sembrerebbe povero di fronte a esso. Questo è importante, no? Perché a volte uno si domanda quando va nelle chiese, soprattutto italiane, che è tutta questa ricchezza di materiali, no? E diciamo vedendolo dal lato positivo, no? Senza pensare alle ricchezze materiali, riguarda la manifestazione della bontà di Dio nella bellezza del mondo. Quindi che dico questo perché voi probabilmente vi siete già abituati alle tante invettive di Dante contro la ricchezza della Chiesa, ma non è incompatibile con la bellezza del carro. Va bene? Che qui è opposta alla povertà, perché dice, sembrerebbe povero il carro del sole, eh? Messo in confronto con il carro della Chiesa. E ora una cosa molto significativa. Dante non si limita a ricordare la bellezza del carro del sole, ma nei versi successivi ricorda il mito di Fetonte. Vi ricordate Fetonte, il figlio del sole e di Climene? Era stato oggetto di derisione da parte di un giovane che lo aveva accusato di non essere il vero figlio del sole. E quindi lui, insomma, si era rivolto a Climene, per domandargli se questo era vero, se lui avesse veramente un'origine divina oppure umana, e Climene l'aveva mandato da Febo, dal sole stesso, che è suo padre. E lì, diciamo, questo giovane così angosciato per l'insicurezza che gli provocava questo
atto antico di bullismo di cui era stato oggetto, aveva chiesto al padre: veramente sei mio padre? E il sole, in un modo davvero incauto, invece di rassicurarlo con fermezza, gli aveva detto: ti giuro sulla laguna Stigia che ti darò quello che vuoi per dimostrarti che sei mio figlio. Perché dico in modo incauto? Innanzitutto perché quando gli dei pagani giurano sulla laguna Stigia non possono poi tornare indietro. Quindi è un giuramento che è al di sopra del loro potere divino. E perché il figlio, insomma, giovane, inesperto, insomma, un po' temerario, gli chiese di guidare il carro del padre, producendo una catastrofe enorme perché, vabbè, il mito ovidiano è stupendo, vi invito a leggerlo perché è una cosa bellissima. I cavalli percepiscono subito che nel carro del sole non c'è il peso consueto del padre, e quindi lui non riesce a controllare le redini, le perde, il carro va fuori dal suo solito cammino e comincia a incendiare prima il cielo e poi addirittura la terra, se non che la terra, Gea, chiede per favore a Giove, pur di non essere del tutto bruciata, che Giove fulmini Fetonte con il carro, il che Giove fa. Perché mi sono soffermato un po' su questo mito? Perché Dante lo dà per scontato nei versi successivi e se non ce lo ricordiamo non capiamo più niente. Allora, lo dice così, al verso 118, cioè quello che ha fatto è semplicemente confrontare finora iperbolicamente la bellezza del carro della Chiesa con la bellezza dei carri romani e il carro addirittura del sole. E aggiunge al verso 118: quel del sole che sviando fu combusto per l'orazione della terra devota quando fu Giove arcanamente giusto. Cioè quello del sole ripete quello che ha detto al verso 117, il carro del sole che deviando, cioè prendendo una via che non era la consueta del sole, fu combusto, cioè fu incendiato, fulminato da Giove a causa dell'orazione della terra devota di Gea, quando Giove fu arcanamente giusto, cioè quando Giove, che è il più importante degli dei pagani, fece un atto di giustizia arcano, cioè insondabile, impossibile da capire, perché tra gli dei pagani c'era un rispetto di giurisdizioni, cioè gli dei pagani non potevano disfare quello che un altro dio aveva provocato. In questo caso Giove, dando retta alla preghiera di Gea, sta in qualche modo procedendo contro quello che Febo, che un altro solo di, so, che un altro dio dispose, e quindi facendo una trasgressione alla legge. Ma Dante sostiene che Giove fu giusto lì, anche se noi non possiamo capirne il perché. Ora, chiaramente questa digressione dalla narrazione deve avere una certa importanza. Intanto è evidente che Dante ci vuol far riflettere sul carattere imprescruttabile della giustizia divina. E questo lo capiremo meglio la settimana prossima, perché nel vedere la storia della Chiesa, che anch'essa devia il carro, come anche Fetonte, come vedremo, si profetizza una giustizia arcanamente giusta da parte di Dio. E quindi è una breve digressione mitologica che sta annunciando
un'altra divianza, che è quella di questo carro bellissimo della Chiesa, che qui viene paragonato al carro del sole, che quando deviò ricevette la sua punizione. Va bene? E poi, diciamo interessante notare, lo vedremo l'anno prossimo, che il mito di Fetonte verrà di nuovo utilizzato da Dante nel canto 17 del Paradiso in rapporto con il destino di se stesso. Ed è un canto appunto anche nel quale si parla delle apparenti ingiustizie che possono capitare nel mondo. E nel caso particolare dell'esilio di Dante e dell'imprescrutabile giustizia che volle che Dante vivesse quello per una provvidenzialità che gli sfugge. Allora, dopo aver descritto attraverso questi iperboli la bellezza del carro, al verso 121 dice che cosa si trova ai lati delle sue due ruote. Tre donne in giro dalla destra ruota venien danzando, cioè c'erano tre donne che danzavano girando attorno alla terza ruota, una tanto rossa che appena fora dentro al fuoco nota, cioè una folgorante in rosso che dentro il fuoco sarebbe stata appena a malapena notata. Queste tre donne rappresentano le virtù teologali e questa rossa che si nomina prima è la carità, che è sempre rappresentata appunto dal rosso. L'altra era come se le carni e l'ossa fossero state di smeraldo fatte, cioè l'altra era verde come lo smeraldo, ma il fatto che qui Dante stia nominando le carni e l'ossa ci fa capire che queste tre donne sono nude ed è il colore della pelle quello che è rosso nel caso di quella che rappresenta la carità, in questo caso verde la speranza. La terza parea neve teste mossa, cioè la terza era così bianca, chiaramente rappresenta la fede, che sembra neve appena appena caduta, quindi di una purezza immacolata. E or parea dalla bianca tratte, or dalla rossa, e dal canto di questa l'altre togliea l'andare, e tarde eratte. Allora, a volte sembravano tratte, cioè guidate da quella bianca, cioè dalla fede, altre volte dalla rossa, e dal canto di questa, cioè dalla rossa della rossa che rappresenta la carità, le altre prendevano il ritmo o più veloce o più tardo, il che simbolicamente vuol dire che dall'intensità dell'amore di carità dipende il ritmo con cui possono agire fede e speranza, ecco. Questo per quel che riguarda la ruota destra. Adesso vediamo la sinistra, verso 130. Dalla sinistra quattro facean festa in porpore vestite dietro al modo d'una di lor che avea tre occhi in testa. Cioè dalla ruota sinistra danzavano, cioè facevano festa, quattro, che sono le virtù cardinali invece, vestite queste, non nude come le virtù teologali, vestite in porpore, cioè nello stesso colore della carità, perché dalla carità nascono appunto le virtù cardinali. E danzavano dietro una di loro che aveva in testa tre occhi, che rappresenta, secondo anche Dante dice nel Convivio, la prudenza, che delle quattro virtù cardinali è quella più importante perché con i suoi tre occhi ha la memoria del passato, la conoscenza del presente e la previsione del futuro. Va bene?
Ha preso tutto il pertrattato nodo, cioè dopo tutto quello che ho appena descritto, il nodo pertrattato, cioè i 24 anziani, i quattro animali, il grifone, il carro con le tre virtù teologali accanto a una ruota e le quattro cardinali accanto all'altra. Dante dice di aver visto, vidi due vecchi in abito dispari, ma pari in atto e onesto e sodo. Cioè vidi due vecchi vestiti diversamente, cioè in abito dispari, ma uguali nell'atto decoroso e rigido, sodo. Questi due vecchi sono gli Atti degli Apostoli, cioè libri, gli Atti degli Apostoli, che ora, a seconda dei loro autori, vengono caratterizzati come Dante li vide lì. Verso 136. L'un si mostrava alcun dei familiari di quel sommo Ippocrate che natura gli animali fe che l'ha più cari. Uno di loro, che chiaramente è Luca, che era un medico di Antiochia, autore di uno degli Atti degli Apostoli, era vestito come un medico, appunto, come uno della stessa famiglia di Ippocrate, cioè un medico, che sono quelli che fece la natura per gli esseri umani, cioè per gli animali che preferisce la natura tra tutti gli animali, no? Quindi questo è un bel omaggio ai medici che Dante fece senza sapere ancora quanto ne avremmo avuto bisogno nella pandemia, ma che lui sta caratterizzando come un regalo i medici che la natura fece agli esseri umani per caratterizzare gli Atti degli Apostoli scritti da Luca. L'altro, verso 139, mostrava l'altro la contraria cura con una spada lucida e aguta, tal che di qua dal rio mi fe paura. Cioè l'altro sembrava di occuparsi del contrario del medico che aiuta a guarire le ferite, perché brandiva in mano una spada lucida e acuta. Questo è Paolo, no? Che secondo la lettera agli Efesi, diciamo, è mandato a dire la parola di Dio come una spada che apre le ferite, no? Per poi togliere il peccato da dentro. E Dante dice al verso 141 che questa spada lucida e acuta gli fece paura anche dall'altra parte del fiume. Questo è molto interessante perché ci fa capire la condizione ancora immatura di Dante, cioè il fatto che lui ha ancora delle ferite da cui estrarre il male. E infatti, come vedremo la settimana prossima, la stessa metafora della spada verrà usata appunto a proposito di quello che Dante, quello attraverso cui Dante deve togliere da sé come confessione. Quindi è significativo che gli faccia paura questa spada. E al verso 142, dopo questi due vecchi, poi vidi quattro vecchi, no? In umile paruta, cioè di aspetto più umile, e di retro da tutti un vecchio solo venir dormendo con la faccia arguta. Allora, dopo gli Atti degli Apostoli, vidi altri quattro vecchi che rappresentano le quattro epistole cattoliche, quelle di Giacomo, Giovanni, Pietro e Giuda, e dietro da tutti questi un vecchio solo con gli occhi chiusi dormendo, con la faccia acuta. Questo è l'Apocalisse, no? È il libro profetico appunto del Nuovo Testamento. E questi sette. I sette sono i due anziani di prima, più i quattro, più l'ultimo, questo vecchio con la faccia arguta. Col primaio stuolo erano abituati, cioè erano vestiti come i primi
24 anziani della prima parte dell'esercito. Stuolo vuol dire esercito, eh? Quindi erano vestiti in bianco come gli altri che Dante aveva visto, ma anziché avere i gigli che avevano nella testa gli altri, dici, ma di gigli intorno al capo non facevano brolo, non si facevano corona, anzi di rose ed altri fior vermigli, ma di fiori non bianchi come erano i gigli degli anziani che rappresentavano l'Antico Testamento, bensì rossi. Questo è interessante simbolicamente perché, siccome abbiamo appena visto che le tre ninfe che Dante ha visto come simbolo delle tre virtù teologali, la bianca rappresenta la fede e il rosso la carità, il bianco dei gigli, dei libri dell'Antico Testamento, rappresenta la fede nel Messia, nel Cristo venturo, mentre invece il rosso di tutti questi personaggi che rappresentano i libri del Nuovo Testamento è la carità, che è la virtù cristiana per antonomasia. Bene? Scusate, vedo che ci sono delle cose nella chat. Ah, se posso ripetere perché Dante ha paura della spada. No, qui vi sto anticipando una cosa, cioè la spada qui rappresenta positivamente la capacità di aprire e togliere come un chirurgo il male che c'è dentro, no? Quindi il fatto che Dante ne abbia paura è indicativo che lui è ancora del male dentro, nonostante sia già arrivato all'Eden, e per cui si spaventa di questa spada, anche essendo, come lui stesso dice, dall'altra sponda del fiume. Io non avrei fatto un cenno a questa cosa se non fosse perché nel canto 30° che leggeremo la settimana prossima, meraviglioso, tra i più belli di tutta la commedia, Dante soffrirà veramente una spada che riguarda la sua necessità di confessione e di pianto. Quindi si riprenderà la stessa metafora della spada e si capirà perché lui ne ha avuto paura quando ha visto una spada, in un personaggio di questa processione. Si capisce ora? Non so se la persona che ha domandato ha capito o è svenuta. Sì, grazie. Bene. Allora, Dante ha appena detto che questi ultimi sette, che sono appunto libri del Nuovo Testamento, erano vestiti con la stessa purezza bianca dell'Antico Testamento, quindi in perfetta continuità, ma che avevano, diciamo, in qualche modo sostituito la fede nel Cristo venturo, rappresentato dai gigli bianchi che incoronavano loro, con rose, che rappresentano la carità, l'amore di Cristo che loro conoscono già, vero? E al verso 149, giurato avria poco lontano aspetto che tutti ardesser di sopra dai cimi, cioè per appunto caratterizzare l'intensità di questo rosso che hanno sulla testa, dice che uno sguardo, un aspetto che fosse un po' lontano, avrebbe giurato che tutti fossero incendiati di sopra e che avessero quindi un fuoco di carità che splendeva su di loro, in qualche modo bruciasse. Dante sta vedendo, no, come questo procede dall'altra sponda del fiume. E quando il carro a me fu a rimpetto, un tuon s'udì
E quelle genti degne parvero averlo andar più interdetto, fermandosi ivi con le prime insegne. Allora, quando il carro fu esattamente di fronte a me, al di là del fiume, si udì un tuono e quelle genti degne, cioè tutti quelli che precedevano il carro e lo inseguivano, sembrarono di avere l'andare più vietato, interdetto, quindi si fermarono immediatamente davanti a questo tuono e si fermarono appunto insieme ai primi stendardi, alle prime insegne che diciamo sono davanti tutti questi, che sono i candelabri. Va bene? Questo è interessante, cioè il fatto che il carro che rappresenta la Chiesa sia venuto incontro a Dante e si fermi proprio quando è di fronte a lui, perché implica appunto il venire incontro all'uomo peccatore che rappresenta Dante da parte della Chiesa per appunto permettergli questa riconciliazione con Dio, come storicamente il grifone, cioè Cristo, permise di riconciliare l'umanità a Dio proprio nel luogo del peccato originale, che è dove sono in questo momento. Peccato che è stato ricordato con rimpianto a Eva da Dante nello stesso canto. Bene? Vedo che c'è qualcosa. Chi siano i due vecchi in abito dispari? Sono gli Atti degli Apostoli. Uno caratterizzato come un dottore, perché è scritto da Luca, e l'altro come uno con la spada, perché è scritto da Paolo. Allora, chiaramente questo canto si chiude in suspense, perché qualcosa sta per succedere, no? E sta per succedere per Dante. Cioè è così importante diciamo, il viaggio di Dante lì, perché poi lui narrerà tutte queste cose nel libro, che Dante le deve vedere proprio di fronte. E quindi è come questo fatto che il tuono arrivi proprio quando il carro è di fronte a Dante, ci fa capire che tutto il resto della processione non è stato che una preparazione per questo momento d'incontro, il quale, cioè, succederà una cosa, evidentemente, che Dante deve vedere dal più vicino possibile, nonostante ci sia il fiume in mezzo, per cui il carro si è messo proprio di fronte a lui e lì si sono fermati tutti. Va bene? Che cosa sta per accadere lo sapremo nella prossima puntata, chiaramente. Vedo che qualcuno domanda. Ah, grazie, grazie Canela. È un canto che ogni volta che mi tocca dico io mi dovrei dimettere oggi perché sono questi canti così difficili da far godere, no? Perché hanno così tanti elementi simbolici che, ripeto, per Dante sono di decodificazione immediata. No? Ma per noi, insomma, sono un po' laboriosi. Qualcuno dice, non Allora, rimane. io ho Sì. domandato cosa dobbiamo leggere o vedere sul carro di Faetonte. Ah Vuoi? no, io ho suggerito di Ah. leggere il mito di Fetonte Dove? nelle Metamorfosi di Ovidio. Nella Metamorfosi. Perché Grazie. Grazie. è un episodio molto lungo delle Metamorfosi, No? stupendo. Difficile. No, non Grazie. è difficile, è molto più No? facile che non leggere Dante. No, certo, leggerlo in latino è difficile, però Grazie, insomma, in traduzione non è difficile, non è difficile. È stupendo, è grazie. davvero una meraviglia. E poi è anche bello, e questa è la meraviglia incredibile della scrittura e della letteratura, no? Essendo il mondo così cambiato, poter leggere un testo che lesse Dante.
È commovente leggere il latino dell'Eneide, il latino delle Metamorfosi e immaginare tutto quello che Dante cercava di imparare da loro e come prendeva una parte di ogni mito per risemantizzarlo cristianamente. Perché quando uno va in Italia, a Firenze, ma soprattutto a Ravenna, a Verona, nei luoghi che Dante, insomma, dovette per forza visitare in esilio, per me è bello andare alla ricerca di quelle parti medievali che Dante vide come le vediamo noi, perché poi altri monumenti, palazzi, chiese sono rinascimentali e quindi sono posteriori, no? E pensare Dante camminava per queste strade, vedeva questi palazzi. Però dobbiamo sempre fare un lavoro di sottrazione, no? Di dire questo non c'era, o questo era diverso, questo è stato ricostruito dopo, no? Invece con i versi latini noi possiamo avere la stessa esperienza che ebbe Dante, possiamo avere davanti esattamente lo stimolo che ebbe lui, e questo è molto bello secondo me. Grazie, grazie. Prego. Allora... Grazie. Qualcuno dice non mi rimane chiaro quello di testi e personaggi. No, dicevo che bisogna avere presente che sebbene Dante veda come persone, diciamo, gli elementi di questa processione, rappresentano i libri e non gli autori. Perché altrimenti Luca lo vediamo due volte, per esempio, no? Lo vediamo nell'animale che rappresenta il Vangelo e negli Atti degli Apostoli, e quindi sarebbe una contraddizione. Perciò vi invitavo a ricordare che si tratta di testi e non di persone, nonostante le persone che vede Dante abbiano dei connotati che ricordano i loro autori. Come per esempio l'Apocalisse, e Dante lo vede come un vecchio con gli occhi chiusi che rappresenta chiaramente il carattere profetico di Giovanni, ma non è Giovanni, è l'Apocalisse. Va bene? Bene, rileggiamo questo canto così difficile, cantando come donna innamorata, continuò col fin di sue parole, beati quorum tecta sunt peccata, e come ninfe che si givan sole per le salvatiche ombre, disiando qual di vedere, qual di fuggir lo sole, allor si mosse contro il fiume andando su per la riva, e io pari di lei, picciol passo con picciol seguitando. Non eran cento tra i suoi passi e miei, quando le ripe ugualmente di revolta, per modo che al levante li rendei. Né ancor fu così nostra via molta, quanto la donna tutta a me si torse, dicendo, frate mio, guarda e ascolta. Ed ecco un lustro subito trascorse da tutte parti per la gran foresta, tal che di balenarmi misi in forse, ma perché il balenar come bien resta e quel durando più e più splendeva, nel mio pensier dicea, che cos'è questa? E una melodia dolce correva per l'aere luminoso, onde buon zelo mi fe riprender l'ardimento d'Eva, che là dove ubbidia la terra e il cielo, femmina, sole, pur testè formata, non sofferse di star sotto alcun velo, sotto il qual, se divota fosse stata, avrei quelle ineffabili delizie sentite prima e più lunga fiata. Mentr'io m'andava tra tante primizie dell'eterno piacer tutto sospeso e disioso ancora più letizie, dinanzi a noi, tal quale un fuoco acceso, ci si fe l'aere sotto i verdi rami, e il dolce suon per canti era già inteso. O sacrosante vergini, Stefani, Fredio, Vigilie, mai per voi soffersi, cagion mi sprona ch'io mercè vi chiami. Or convien che l'icona per me persi, e Uranie m'aiuti col suo coro, forti cose a pensar, mettere in versi. Poco più oltre, sette alberi d'oro falsava nel parere il lungo tratto del mezzo che era ancora tra noi e loro,
ma quando io fui sì presso di lor fatto che l'obietto comun che il senso inganna non perdea per distanze alcun suo atto, la virtù che a ragion discorso manna, siccome lì eran candelabri apprese e nelle voci del cantare osanna. Di sopra fiammeggiava il bello arnese più chiaro assai che luna per sereno di mezzanotte nel suo mezzo mese. Io mi rivolsi d'ammirazione pieno al buon Virgilio ed esso mi rispose con vista carca di stupor non meno. Indi rendei l'aspetto e l'alte cose che si movien incontro a noi sì tardi che foran vinte da novelle spose. La donna mi sgridò, perché più ardi sì nell'affetto delle vive luci e ciò che vien diretto a lor non guardi? Genti vidio a loro, come a lor duci, venire appresso vestite di bianco e tal candor di qua giammai non fuci. L'acqua imprendea dal sinistro fianco e rendea me la mia sinistra costa, sì io riguardava in lei come specchio anco. Quando io dalla mia riva ebbi tal posta che solo il fiume mi facea distante, per veder meglio ai passi diedi sosta, e vidi le fiammelle andar davante, lasciando dietro a sé l'aere dipinto e di tratti pennelli avean sembiante. Sì che lì sopra rimanea distinto di sette liste, tutte in quei colori onde fa l'arco il sole ed egli ha il cinto. Questi ostendali indietro erano maggiori che la mia vista, e quanto a mio avviso 10 passi distavan quei di fuori. Sotto così bel ciel com'io diviso, 24 signori a due coronati venien di fiordaliso. Tutti cantavan, benedicta tu e nelle figlie d'Adamo, e benedette siano in eterno le bellezze tue. Poscia che i fiori e l'altre fresche erbette, a rimpetto di me dall'altra sponda, libere fuor da quelle genti elette, siccome luce, luce in ciel seconda, vennero appresso loro 4 animali, coronati ciascun di verde fronda. Ognuno era pennuto di 6 ali, le penne piene d'occhi, e gli occhi d'argo, se fosser vivi, sarebbero cutanei. A descriver lor forme più non spargo rime lettor che altra spesa mi strigne, tanto che a questa non posso esser largo. Ma leggi Ezechiè, che li dipigne come li vide dalla fredda parte, venir con vento e con nube conigne. E quali li troverai nelle sue carte, tali eran quivi, salvo che alle penne Giovanni è meco e da lui si diparte. Lo spazio dentro a lor quattro contenne un carro in su 2 ruote trionfale che al collo di un grifon tirato venne. Esso tendeva in su l'una e l'altrale tra la mezzana e le 3 liste, sì che a nulla fendendo facea male. Tanto salivan che non eran viste. Le membra d'oro avea quant'era uccello e bianche l'altre di vermiglio miste. Non che Roma di carro così bello rallegrasse africano, ovvero Augusto, ma quel del sol saria pover conello. Quel del sol che sviando fu combusto per l'orazione della terra devota, quando fu Giove arcanamente giusto. 3 donne in giro della destra rota venian danzando, l'una tanto rossa che appena fora dentro al fuoco nota. L'altra era come se le carni l'ossa fossero state di smeraldo forte. La terza parea neve, teste mossa. E or parea dalla bianca tratte, or dalla rossa, e dal canto di questa l'altre toglien l'andare tarde e ratte. Dalla sinistra 4 facean festa in porpore vestite, dietro al modo d'una di lor che avea 3 occhi in testa. Appresso tutto il pertrattato nodo, vidi 2 vecchi in abito di spari, ma pari in atto e onesto e sodo. L'un si mostrava alcun dei familiari di quel sommo Ippocrate che natura gli animali più cari.
Mostrava l'altro la contraria cura con una spada lucida e aguta, tal che di qua dal rio mi fe paura. Poi vidi quattro in umile paruta, e di retro da tutti un vecchio solo venir dormendo con la faccia arguta. E questi sette col primaio stuolo erano abituati, ma di gigli d'intorno al capo non facean brodo, anzi di rose ed altri fior vermigli. Giurato avria poco lontano aspetto che tutti ardesser di sopra da cigli. E quando il carro a me fu a rimpetto, un tuon s'udì, e quelle genti degne parvero averl'andar più interdetto, fermandosi ivi con le prime insegne. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.